Un fortunato caso mi ha condotto alla Contrada del Leocorno, dove ho avuto l'opportunità di visitare la chiesa, il complesso museale e la sede che rappresenta il cuore pulsante delle attività di questa comunità. La leggenda vuole che la chiesa di San Giovanni Battista in Pantaneto sorga sulle rovine di un antico tempio di Giove. Essa ha origini intorno al XIII secolo, la forma attuale del XVI e la facciata risale al 1876. Alla chiesa si accede tramite un ingresso poco profondo, ove ci viene orgogliosamente mostrata l'attribuzione ufficiale e in via perpetua del complesso dall'allora arcivescovo di Siena, Mario Ismaele Castellano. Gli affreschi della volta sono di Dionisio Montorselli. La vela centrale è aperta prospetticamente da un tamburo colmo di nubi e affollato di angeli e santi in gloria sulle pareti. Sopra un pregiato coro ligneo sono situati 13 dipinti del XVI secolo di autori diversi che rappresentano episodi della vita del Battista. Il motto della contrada, fiede et risana al parlarma cionfronte, si riferisce all'antica credenza secondo la quale il corno dell'unicorno fosse un rimedio per tutti i mali. Ci sono interpretazioni che riferiscono questa leggenda al corno dei narvali, una specie di cetacei. Nel centro del prossimo salone potremo ammirare effettivamente un autentico corno di narvalo. We'll be right back.
L'oratorio e la fontanina battesimale sono posti particolari che riuniscono il popolo di ciascuna zona di Siena attorno ai propri simboli. La fontanina è in parte un simbolo esteriore dell'appartenenza del territorio alla contrada, ma soprattutto il luogo deputato per il battesimo contradaiolo, una bellissima cerimonia in cui viene sancita l'appartenenza del battezzando al popolo di quel quartiere.